Detto questo, non cambiate canale. Donna, sembravo Gerry Scotti. Mancherebbe un finestrone da questa parte, però hanno messo questa decorazione. Che, oltretutto, hanno messo una decorazione in sughero. Perciò io già lì sopra ci avrei pirografato qualche cosa. Perciò chi compra questo X550 e vuole una personalizzazione all'interno del 550, se volete io vi posso pirografare qualcosa sul sughero. Ora la Valeria mette un tè in infusione. Sono le 5. E poi... è l'ora del tè. Giusto. Poi ci sediamo e vi raccontiamo una magia. Una magia. Magia, magia. Ma tra poco. Le mutande di mia zia. Sto facendo il tè con il pentolino, non con il bollitore, perché l'ho lavato con l'aceto, perché c'era un po' di calcare. E puzza ancora di aceto. Perciò se lo facevi col bollitore sarebbe diventato un tè all'aceto. Un tè all'aceto. Quindi dovrò sciacquarlo. Ma è l'aceto quello delle scarpe? L'aceto. Vabbè. Quindi dovrò sciacquarlo ancora qualche volta. Perché puzza, vero Siri? Puzza. Che puzza di aceto. Guardate questo gatto qua nero. Ciao gatto nero. Ciao gatto nero, guardate che occhio che ha, bellissimi, degli occhi bellissimi, tutto il padrone. Quindi andremo di tutto gas, l'amico. Tanto ne abbiamo. Un attimino che il tè allo zenzero e limone si diventi tè, non so come si dica, tè. E poi beviamo il tè. Dai. Ma, Vale, vogliamo raccontare la storia delle nostre tazze marchiate Furgonello? Belle, cioè... Allora, la storia narra che avevamo degli stampini stencil, come si chiamano? Degli stampini? Stencil. Scusate. Degli stampini Furgonello, e un giorno Davide ha detto, ma perché non attaccarli alle tazze? Peccato che si stanno già staccando. Quindi la durata non è garantita e dovremmo trovare di meglio. Però scriveteci nei commenti, no? Vi piacerebbe facessimo dei gadget tipo delle tazze in ceramica, perché comunque vanno bene anche in casa, delle tazze marchiate Furgonello, oppure... delle magliette come ci hanno già fatto i Merlino on the road, che loro fanno delle magliette. Giusto. Con la stampa di Furgonello. Così vi piacerebbe facessimo qualche gadget? Così vorreste una nostra maglietta con scritto Furgonello o una nostra tazza con scritto Furgonello? Alla prossima puntata. Comunque ora beviamo il tè e vi spieghiamo la magia. Magia, magia. Cin cin. Cin. Per le tazze in ceramica Furgonello, premere il tasto 1. Per le magliette, premere il tasto 2. Comunque. Vai, inizia tu. Io mangio il wafer e lui vi spiega. Ma wafer, ma... Magia. Si tratta di magia. Allora, vogliamo... raccontarvi brevemente, circa, questo video durerà un'ora e un quarto, no, scherzo. Vogliamo raccontarvi brevemente perché parliamo di magia. Parliamo di magia perché abbiamo scoperto, lo sapevamo già, ma continuiamo ad avere la prova che i social sono una figata. Oltre che al mio gatto in mezzo, allora, oltre a farci avere incontrato delle persone bellissime, perché il viaggio, i social è anche questo, ci dà anche l'opportunità di far vedere ciò che noi creiamo. E
nel far vedere quello che noi creiamo mettendolo sui social. Chi ci ha scritto? Una cosa fantastica. Ora però Valeria ve la racconta perché devo mangiare un wafer. Sì. Allora, chi ci ha scritto? Ci è arrivata una mail da chi ha comprato il Vamper. Per chi non avesse visto il video, ve lo lasciamo qui sopra. Il Vamper è lo Chassone X550 che noi abbiamo recensito, abbiamo fatto un camper tour, l'hanno venduto, ma proprio quello che c'era da Grosso Vacanze ci hanno scritto e ci hanno chiesto di creare un quadretto personalizzato, il muso del Vamper, gone camper, e con scritto il nome, quindi il nome del pirografale domani si mette all'opera. E diamoci di Vamper. Vamper con matita e pirografo. Questa è una cosa bellissima. Quindi i social, se utilizzati bene, sottolineo se utilizzati bene, possono servire, beh, per noi per lavorare, per conoscere bellissime persone e per creare quindi nuove connessioni con persone speciali. Per chi non ci conoscesse, anche perché in questo video non c'è l'intro, quello che c'è solitamente, perciò i vecchi sono rimasti fregati perché erano già pronti con adesso inizierà. Ciao, siamo Davide e Valeria. No. No, comunque siamo Davide e Valeria, da un anno viviamo a bordo di Furgonello insieme a due gatti, uno è qui in mezzo che avete già visto, e un cane. A bordo di Furgonello Davide è un artigiano che è pirografa su legno e io sono una personal trainer online. A proposito di artigianato, in questo video vi faremo vedere questo bellissimo quadretto. Detto questo, non cambiate canale. Donna, sembravo ci risolti. Detto questo, non cambiate canale. A dopo. Ciao. Ciao ciao. Cambio punta in corso. Allora, questa che ho usato fino ad ora è una punta a cucchiaio. Brava, vedi che sei in gamba. Ora, falla vedere bene bene bene. Non vedete che sembra un cucchiaio. Un cucchiaino, va da caffè, un va. Cucchiaino da caffè per diabetici, così mettono poco zucchero. Infatti. Tolgo questa punta qua, andrò a montare una punta a sfera, praticamente se voi guardate questa punta qua, ce ne sono di tre misure sul mio pirografo, ha una piccola sfera interna, vedete, scusate, una piccola sfera sopra la punta, poi c'è questa qua che è un po' più grossa e poi se la trovo ce n'è ancora una, eccola qua, e questa qua è grossissima. Vedete che ci sono tre dimensioni di punta sfera. Io solitamente lavoro quasi sempre solo con quella più piccolina, perché quelle grosse non devo, almeno che non faccio magari dei fiori disegnati, che allora devo andare a fare a oscurare un po' di più, allora vado a usare la punta sfera più grossa. Se no, solitamente uso questa qua piccolina, tipo per fare gli occhi degli animali, quelle cose lì. E tu, Siri, che punta usi? Curiosone. Una punta gatto. Una punta gatto.
Allora, andrò a usare questa punta qua perché? Perché sono andato a riempire gli spazi che sono praticamente neri. Vedete la foto? Che sarebbe questa parte qua. Andrò a riempire gli spazi che sono praticamente neri facendogli ancora un po' di sfumatura. Rimane poi un po' come la parte alta del nostro combo, del nostro vamper. Ok? Ok, grazie. Prego. Continua pure. Altra cosa, dato che ho bisogno di fare delle sfumature un po' più accese, vado a lavorare con una temperatura mediamente di 560-570 gradi. Quando il pirografo decide di... Ok. Questa è la temperatura che uso io in questo momento. Mentre Davide continua l'opera d'arte, Siri ha deciso che vuole uscire. Si va a cercare il guinzaglio. Il guinzaglio, dai. Quello lì? E quello il tuo? E quello il tuo? Eh? Qual è il tuo? Quello? E quello lì il tuo? Sei sicuro? Te lo metti già? Ah, lo pulisci. Lo pulisci e te lo metti? Dai, Mamma mia. dai. Ok, dai. Allora usciamo adesso. Oh. Facciamo una pausa. Io chiudo il computer e Davide posa il pirografo che il Ciao. principino vuole uscire. Sei pronto? È io che ho scelto questa vita, così nessuno mi poteva dire quando fare la pausa o obbligarmi. Ma quando hai due gatti sei obbligato. Quindi 3, 2, 1. Freschino, in questo Piemonte. Freddo, eh? Eh sì, stavo meglio in Spagna l'anno scorso. La temperatura è calata, decisamente. Ciao, amore. Ciao, sei tontino, sei Lui non si vuole mai far mettere il guinzaglio, però poi una volta che ce l'ha, che si lancia fuori. sì, è un super coccolo. E mangia l'erba. E E poi vomita. poi vomiticchia. Siri? Sirino. Ovviamente questo bel camper ha un nome. Come si chiama? Camperucciu. Camperucciu. Camperucciu In piemontese, significa camper. camperi, camperucciu, un camper Camperucciu, piccolino. camperino. Quindi ora Davide ha scritto la parola su Canva per scegliere il font corretto. Ho trovato un font che mi piace un casino. Un font in corsivo. E ora prima a matita e poi col pirografo. Per finire gli facciamo una bella firmettina dietro in stile wood, tra cui ho cambiato pure il carattere, guardate che bello, non il mio carattere, Il tuo carattere è cambiato. il mio carattere. Eccola qua, dalla matita anche qui al pirografo. Yes. Si cambia punta. Si cambia punta, poi gli mettiamo il gancetto.
Ora gli sto passando la cera sopra, così va a proteggere il legno. E direi che poi è a posto il quadretto. Pronto da appendere. Ha messo anche il gancettino dietro, fallo un po' vedere. Gancettino dietro, tac tac. E tra l'altro sarà anche un quadretto profumato perché questa cera profuma. Sì. Sì, questa è una figata. Sul furgone c'è proprio un profumo. Il quadretto è concluso con gancetto dietro, firma del nomade pirografale e adesso tocca a me perché devo metterlo in una bella scatolina regalo, quindi un bel packaging, come si dice. E nel mentre che io faccio questo, Davide sta già pensando a Natale. Eccolo qui, lo gnomo di Babbo Natale all'opera. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso, di nuovo. C'è solo un problema, che sto provando dei colori acrilici per il legno, ok? Ma mi manca il bianco. Devo fare la barba di Babbo Natale bianca, ma non c'ho il bianco. Ora devo capire se fargliela giallo fluo, fucsia, viola. Sarà un po' un Babbo Natale alternativo Io questo. direi che oggi si può andare a comprare dei colori. Cosa ne Oggi andiamo a pensi? comprare. Questi erano quelli che offriva mia mamma, che lei ha di tutto e di più, ma i colori che ci servono a noi non ci sono. Comunque, per chi volesse addobbi natalizi, ci può scrivere che qui i furgonello sono all'opera. E mentre Davide conclude il suo gnometto, il suo primo gnometto, io ho preparato la scatoletta con la paglietta dentro per andare a metterci il quadretto dentro del super bumper chiamato Camperucciu. Siamo venuti a consegnare il quadretto, però l'abbiamo lasciato alla Super Carla di Grosso Vacanze. Perché il vamper è in officina che lo stanno finendo e giustamente noi non possiamo entrare in officina e perciò l'abbiamo lasciato giù. Perché la coppia che l'ha acquistato verrà a ritirarlo la settimana prossima e noi sicuramente saremo partiti. Buoni chilometri a voi e buona strada, grazie per averci pensato e se qualcuno volesse un quadretto simile a questo, scriveteci. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, scriveteci un commento e se non l'avete ancora fatto, Iscrivetevi. ciao! Ciao ciao! Esatto. Sperando che non si ferma, perché se si ferma è un bel problema. Ci andremo a spingere. Poi Comunque, stiamo andando a La Morra, che è un paesino nelle Langhe, bellissimo, dove ci siamo già stati noi parecchie volte.